Sono preparata, sono pettinata al volo, senza passare la piastra, però molto così è naturale. Ho rifatto il letto, che c'è i vestiti per i bimbi. Samu, dai! E qui ho già tutto pronto anche per Samuele. Ora metto a posto questi ultimi panni, che ieri non avevo messo a posto perché erano un po' umidini. Faccio colazione e butto giù anche i piccoli dal letto. Pronto? Flami. La Flami? E ora andiamo dalla Flaminia, vai? Andiamo, esci. Ciao! Ok, anche bimbo 2 e 3 sono entrati al nido. Io ora ne approfitto per portare già il passeggino, tanto poi comunque la Matilda ancora è in fase di inserimento, quindi uscirà prima verso le 11. Sono le 8:30 spaccate. Ora poso il passeggino e sistemo meglio la macchina perché non è messa proprio bene bene bene. Cerco un parcheggino nei dintorni e poi mi vado a fare una passeggiatina in centro, e aspettando la Mati, insomma, tanto alla fine le 11 arrivano abbastanza in fretta. Mamma mia, sembra una scapezzata a tamagno. Che fatica acquistare cose per le mamme. Sono tipo qui da mezz'ora e ancora sono qua. Nel frattempo ho trovato due cosine per fare i pacchettini per il compleanno di Leo a 1 euro, quindi sono anche aperti. Pastello a cera, un astuccetto 50 centesimi per riporre sui colori e album da disegno 1 euro, e così almeno ho fatto un pacchettino. Poi principalmente ovviamente avrà la festa come regalo e gli volevo prendere delle scarpine nuove, però ovvio, essendo piccolino bambino, qualche pensierino così da scartare carino ci vuole. I buoni propositi della dieta. Seconda colazione, manco leggerino poi. Ecco qua la polpettosa che è uscita da scuola, lavata, cambiata. E ora gli faccio la pappa e poi tra un po' scenderemo a prendere i fratelloni. Alla fine sono stata per appunto a fare, insomma, un giro con questa mia amica, ma insomma non ho trovato niente. E cioè intendevo per le scarpe. E nulla, oggi la Mati mangerà spigola con patate, un po' di pesce e gli farò i fili d'angelo. Tra poco per appunto scenderemo. Ho già anche preparato lo zaino, che oggi è lunedì, staremo da mamma, dalla mia mamma tutto il giorno. E niente, ho intenzione di fare una piccola sorpresa a Samuele, perché cioè, con i fratellini mi aiuta tantissimo. Non avessi lui certe giornate, veramente non saprei dove sbattere la testa, perché comunque sono due mani in più. Ovvio che ci sono anche i nonni, però ecco, non è che i nonni sono fissi H24 tutti i giorni con noi. E cioè niente di che, è una piccola sorpresina. Volevo organizzare a sua insaputa di portarlo al cinema, che oggi non ha né la partita né gli allenamenti. Ci fermiamo da mia mamma perché poi insomma il mio compagno lavora tutto il giorno e stasera ha gli allenamenti, quindi torna tardi, e quindi lunedì vado da mamma anche per questo, perché almeno insomma tra virgolette sono in compagnia. E dato che Samu per appunto non ha impegni,
Ho ben pensato di andare a vedere lo spettacolo delle 4 dei Minions, quindi di portarlo al cinema, in modo che insomma magari scendiamo verso le 3 mentre i bimbi dormono, verso le 3, 3 e mezza, facciamo anche una mezz'oretta di sala giochi, che è sempre presente comunque all'interno del cinema, e poi ci andiamo a vedere Cattivissimo Me 4, se non erro, che è uscito quest'estate. Però ragazzi, tra una cosa e quell'altra non siamo mai riusciti ad andare, perché io ero sotto esami, bimbi a casa tutto il giorno, che mia mamma per appunto era partita, mia suocera quando qua comunque viene a darmi, magari insomma viene a trovare, viene a darmi una mano, però ecco, comunque abita a mezz'ora di distanza da casa mia, e fortunatamente lei è giovane, quindi anche lei lavora. E quindi non c'è mai stato, diciamo, un momento per ritagliarmi, insomma, un attimino con Samuele, che reputo ogni tanto sia fondamentale, perché i miei bimbi sono allo stesso livello tutti e tre in questo momento, però a livello fisico Samuele è un pochino più grande, leggete tra le righe, non mi fraintendete, magari essendo un pochino più grandicello, magari può stare in camera, boh, non lo so, a giocare, a chiacchierare con gli amici, poi magari c'hai gli impegni, i compiti, lo studio. E quindi, insomma, tra una cosa e quell'altra, volevo ritagliarmi un momento solo per me e per lui. Non che non ce lo prendiamo mai, anche di recente siamo stati a vedere la giostra del Saracino insieme, solo io e lui. Abbiamo, insomma, non è che non facciamo mai niente, però insomma oggi volevo portarlo al cinema perché reputo che se lo meriti, perché soprattutto settimana scorsa mi ha aiutato tanto con i fratellini, quindi spero che gradisca la sorpresa. Comunque ora preparo la pappina. Quanto sono logorroica, cioè tutto 3 minuti per dirvi che oggi volevo portare Samuele al cinema per prenderci un momentino solo io e lui. Pappa finita, pesciolino super super apprezzato. Ora facciamo la cucina. Ok, mi è anche arrivato un pacchettino nel frattempo, giusto in tempo, perché tra 10 minuti scenderemo io e la Mati, che andiamo a prendere i fratelloni a scuola. Mi è arrivato un bel pacchettino. Io non so voi, ma mi porto sempre avanti con i regali di compleanno, di Natale. Eccoci qua. Scusate, ma Mati non ha molta autonomia davanti alla TV, non è che è molto interessata, l'età non gli piace tanto. Di solito preferisce giocare, però ora inizia a essere stanca, quindi fa la prezzemolina, vero amore, prezzemolina. Vi dicevo, mi è arrivato un pacco e io solitamente mi porto avanti con i niente, postino raccomandata, ma non per noi. E niente, comunque, ho deciso di fare come regalo di Tania, questo compleanno, ce la posso fare, di Natale a mia sorella e mio cognato. Loro entrambi comunque lavorano tutto il giorno, e quale miglior regalo se non questo che può aiutarli nelle pulizie? Allora, è il classico robottino che si può anche ovviamente, come dire, dal telefono, insomma ragazzi, ecco, è della marca Lublé Lulu, questa qua. Non è molto ingombrante, e quindi ho colto la palla al balzo e ho deciso di prenderlo per mia sorella. Lo metterò poi, insomma, incarterò e lo lascerò poi in cantina. Mia sorella a casa ha il parquet, quindi questo modellino fa anche al caso suo, vi faccio vedere. Ah, vabbè, i tasti on off, cioè qui per regolarlo. Come vedete c'è scritto che va bene per qualsiasi tipo di pavimento, e anche per i tappeti, batteria lunga, insomma pulisce e anche good pet
Good for Pet Hair, quindi insomma se avete poi in caso, se vi interessa anche gli animali, comunque non è il nostro caso, però ecco, va bene anche per aspirare i peli degli animali. Questa è la potenza, la batteria e la tipologia di, insomma, il nome Robot Vacuum Cleaner, e questo è il modellino. Vi lascio comunque giù nell'info box il link se vi interessa magari acquistarlo sia per voi o comunque magari per fare anche voi qualche regalo a direi un buon prezzo per essere un robottino di questa portata. Arriva anche molto ben imballato, qui c'è ovviamente tutta la guida per l'installazione. E questi sono tutti i vari pezzi, c'è anche il filtro di ricambio poi per pulirlo, la batteria, il caricatore nero molto molto bello. Io l'ho scelto nero per il semplice fatto che io ne avevo due precedentemente che ho dovuto, avendo comunque al momento di mio piccolo, avevo paura che comunque Leonardo me lo rompesse, accantonato in cantina per il momento. E erano nella colorazione bianca. Mi ci sono sempre trovata molto bene, perché comunque sono un ottimo alleato per ragazzi per le pulizie in casa, specialmente quando lavoravo, sono sincera, che magari mentre sistemavo Samuele, che all'epoca magari Leonardo ancora non c'era perché per appunto l'ho levato dalla nascita di Samuele. Comunque la mattina magari mentre ci preparavamo io facevo partire il robottino e poi quando avevo poi fatto tutto quello che dovevo fare davo una cenciata e poi andavo a lavorare. Quindi sicuramente tra un paio di anni, quando magari quando sono un pochettino più grandi, lo rimetterò in mezzo. E vi dicevo che ce l'avevo nella colorazione bianca e comunque la polvere si vedeva tantissimo, perché poi ovviamente non è che non va pulito il robottino, però essendo bianco magari io, ragazzi, come ben sapete, spolvero tutti i giorni, ma c'era sempre questa patina di polvere nera. Io non so per quale motivo spolvero tutti i giorni, ma c'è sempre polvere in casa mia, non lo so, non lo so, le provo di tutte, anche proprio il mangiapolvere con quello meglio ovviamente. Però ho pensato, comunque mia sorella lavora tutto il giorno, magari ho detto provo a prenderglielo nero nella colorazione nera, a parte che è bellissimo proprio come modello, e ho pensato che sicuramente magari anche la polvere, magari non lo so, forse si vedeva, non so, forse magari rimane tra virgolette, se si riempie di polvere magari è meno evidente, non so se avete capito, perché poi quando chiacchiero troppo e mi perdo. E niente, mi raccomando, vi lascio, se vi interessa, giù nell'info box tutti i link, e se riesco magari vi do, ora la mamma, ho messo la mano a sedere un attimo, di magari spillare un codice sconto per voi, perché se riesco a farvi risparmiare su qualcosa sono sempre molto contenta. Comunque niente, ora scendiamo, andiamo a prendere i fratelloni. Tornati a casa, mangiato, docciati i piccoli. Ora andiamo a studiare geografia con Samu. Nell'acqua, per i pesci e nella nostra terra, fuori dall'acqua, non cambiare. Questa bambina non dorme niente. Mezz'ora la sveglia. Ma cosa ridi? Ora Samu si sta facendo la doccia, poi la faccio io. E poi andiamo. E gli ho detto che mi deve aiutare. Ma non è possibile a fare delle cose per il compleanno. Falso allarme, forse sognava, perché diceva mamma con occhi chiusi, quindi magari nel sonno. Però si sta lavantando. Hai detto che la scena c'era tanto. 5 minuti. Hai capito? Andiamo al cinema? Sì. Mentre aspettiamo che apra il cinema, siamo passati in libreria. Che abbiamo preso? Fai vedere cosa abbiamo preso. Questo per Leo, per il suo compleanno.
bello. E poi il pezzo forte. Aspetta, una gente. Dai. Il pezzo forte, le nuove penne di Halloween. Della Legami. Nera, viola e blu. E rossa, che Samu fa la collezione. Vai, metti dentro. E questa è la mia. Ora andiamo in sala giochi, che tra qualche minutino apre, e poi al cinema. Abbiamo il cinema tutto per noi. Anch'io sono molto legato a Natale, soprattutto legato. Oh. Sei contento? Ok, il film è stato molto molto carino. Ora ho accompagnato Sam a cena dal padre. Ora poi, insomma, il tempo che cena è verso le 9, 9 e mezza, torno a casa. Si sono fatte quasi le 7 e niente, ora torno dai piccoletti. Mia mamma sta al quarto piano senza ascensore. Niente, vi saluto qui, che ora mi dedico ai piccoli. Vi mando un grosso bacio. Al prossimo video, ciao!